Credere con orgoglio nella verità, portare avanti un senso di onestà, di rispetto verso gli altri, credo che sia premiato proprio dal fatto che oggi varchiamo le porte di Palazzo Marino dalla porta principale. Di grande gioia perché viene riconosciuta una persona che ha fatto della lotta alla mafia un impegno fondamentale della sua vita e della sua famiglia, un riconoscimento importante al nord, in una città del nord. Salvagente nasce proprio da esperienze come quella di Pino Masciari per stare vicino a persone come lui, ovvero i testimoni di giustizia, persone che denunciano la mafia e la combattono nei giorni in prima linea. Non possono farlo da soli, non sono eroi, sono cittadini onesti che hanno bisogno del supporto di tutti noi. Un giorno di festa, è un giorno importante che testimonia la possibilità concreta di costruire un'Italia diversa e libera dalle mafie. Io sono la normalità di questo paese, se io fossi stato un imprenditore in altri paesi non dovevo essere sicuramente insignito di tutte queste cittadinanze onorarie. Evidentemente c'è qualcosa che qui da noi non funziona, evidentemente funziona la democrazia. Imprenditori che decidono a testa alta di denunciare, lo fanno per senso etico, per senso morale, non devono fuggire. Quindi non è Pino Masciari che è fuggito lo Stato. Io neanche io ho coraggio, il coraggio viene quando si è dalla parte del giusto. Il conferimento della cittadinanza onoraria è una tappa di un percorso, c'è un prima e c'è un poi. Il prima è una vita di coraggio, di sacrifici, di rinunce di questa famiglia Masciari. Il poi è una vita di riscatto e di inclusione sociale e politica. Fin qui i Masciari ce l'hanno davvero messa tutta. Noi, per quello che abbiamo potuto, insieme a loro. Lo Stato ha fatto la propria parte, ora più, ora meno, ma lo sappiamo. Lo Stato non esiste. Lo Stato sono le persone che fanno lo Stato. Essere qui oggi significa che un altro pezzo di Stato sta facendo bene lo Stato e speriamo che sempre di più questo sia lo Stato degno di persone come Pino Masciari, coerente alla Costituzione Repubblicana.